Maria Concetta Puttà, presidente dell'Associazione Il Segno. Parliamo anche con lei, d'obbligo naturalmente, di questa serata, in modo particolare, come abbiamo detto poco fa, una serata di beneficenza. Sì, questa sera abbiamo convocato amici, conoscenti e parenti a sostegno di una esperienza per noi molto significativa. È un'esperienza di cooperazione allo sviluppo condotta in 40 paesi nel mondo da un ONG, cioè da un'organizzazione non governativa che è AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. Quest'anno la campagna di fundraising, che noi chiamiamo campagna Tende, ha un titolo importante: rifugiati migranti al lavoro per cambiare passo. Include in sé il titolo dell'altro anno, che era sempre rifugiati migranti ma tutti sulla stessa strada, quindi lo riprende e indica come un cambiamento, come la necessità di un cambiamento, perché richiama proprio ad un lavoro per cambiare passo. 5 o 6 sono i progetti che vengono sostenuti con le azioni di fundraising che in questo momento si svolgono nei vari Avis Point, non soltanto in Italia ma anche in Svizzera, piuttosto che in America, e questa sera per cui anche noi diamo il nostro contributo per una vicenda che ci pare molto interessante, che è proprio diciamo l'esperienza molto semplice, che condividere il bisogno dell'altro per intanto mi fa conoscere qualcosa di me, e qualcosa di me, che quel qualcosa di me che mi fa conoscere è che io sono esigenza di condividere il bisogno dell'altro. Tant'è vero che nella condivisione, seppure con fatica, attraverso tante obiezioni, nella condivisione del bisogno uno fa un'esperienza di soddisfazione, cioè è incredibile, no? Dà qualcosa di sé, condivide, eppure la soddisfazione in te si incrementa. Ecco perché noi ci impegniamo in queste azioni di fundraising a sostegno di questa ONG. Altra cosa a cui tengo particolarmente è che in qualche modo il modo con cui AVSI incontra svariatissimi bisogni nel mondo, quindi dal bisogno elementare a quello di cure mediche, di dare rifugio e riparo a chi versa in condizioni di guerra e di persecuzione, ha però uno scopo che sta dietro tutto, per cui è come se il bisogno diventasse quasi un pretesto, ma lo scopo è quello di restituire dignità a quella persona che versa in condizioni di bisogno. E come lo fa? Perché implica, chiama la persona nella soluzione del bisogno, e questo è molto interessante, perché cioè non possiamo continuare ad andare in paesi che attendono uno sviluppo portando mezzi, beni e non guardare invece alla cosa più interessante, che è lo sviluppo della persona. Cioè noi riteniamo insieme ad AVSI che non ci può essere cambiamento che non passi attraverso lo sviluppo della persona. Questo in qualche modo è quello che facciamo nel nostro piccolo mondo, che termini Marese, attraverso il Centro di Solidarietà e Cultura Il Segno, e questo è quello che fa AVSI nel mondo. Ecco perché collaboriamo per noi, con loro, in qualche modo per imparare un metodo noi. Un'ultima domanda, la gente a termine ha risposto? E la nostra esperienza, devo dire, è sempre positiva. Si parte, devo dire, con molta titubanza, perché questo è un periodo ricchissimo di proposte. E fra l'altro proposte che hanno tutte lo stesso, no? Che ti propongono tutta la stessa cosa, sostieni questo piuttosto che quello. Per cui uscire di casa a fare una proposta del genere in questo periodo è più che problematico, è proprio faticoso, perché ti costringe ogni volta a recuperare le ragioni tu. Per cui questa fatica diventa interessante e la gente risponde di fronte alla certezza di ragioni adeguate. La gente risponde e torna volentieri. Fra l'altro lo spettacolo di questa sera è tenuto da Gianni Aversano e Napoli Incanto, che già 3 anni fa ci hanno visitato con un altro spettacolo sempre a sostegno di AVSI. Gianni Aversano dal gruppo Napoli Incanto, anche quest'anno a Termini Imerese, per questa serata, ripetiamo, di beneficenza. Parlaci dello spettacolo. Il tutto ha un filo rosso, che è quello che parte dalla domanda dell'uomo, dalla domanda di senso, alla risposta finale, che proprio in questo periodo poi adatta dell'avvento e quindi della venuta di Cristo. Ma questo però attraverso le canzoni classiche napoletane. Non facciamo un repertorio, diciamo, religioso o di canzoni sacre.
cioè, a un certo punto, quando nasce Nin di Sant'Alfonso, è chiaro, quella è una canzone sacra, natalizia. Però tutto è condotto secondo questa tematica di questa ricerca della bellezza e del cuore profondo delle cose, che ad un certo punto si incarna nella storia, è uno spettacolo che coinvolge poi il pubblico, nelle canzoni che più si conoscono, nei racconti. Vabbè, raccontare uno spettacolo è la cosa più paradossale che esiste, perché uno spettacolo si ascolta e si vede. Raccontato, no? Raccontato si racconta un racconto. Diciamo. Quindi è tutto, è da vedere. Ecco, per esempio, in noi si aggiunge, pur essendo uno spettacolo musicale, si aggiunge l'aspetto visivo, perché io sono molto teatrale e quindi molti personaggi, tra cui pure Pulcinella, che mi sono inventato questo Pulcinella che arriva alla grotta di Gesù pensando di arrivare da questo re dei re che lo farà vivere finalmente tranquillo, e si accorge che poi sta più inguaiato di lui. Gianni, il vostro rapporto con le associazioni, in questa cosa con l'APSI? Io in particolare nasco proprio da questa realtà, non da APSI ma da Comunione e Liberazione, che ha poi nel suo seno tante opere come il Banco Alimentare, ancora più conosciuto di AVSI forse, il Banco Alimentare, e quindi tante sfumature. AVSI sono amici nostri, che molti di cui conosco, che stanno in giro per il mondo, e quindi ecco, c'è una sintonia assoluta. Sì. Parliamo con la dottoressa Fina Sapienza, professoressa al Liceo Classico di Termini e Imerese, membra di questa associazione che è Il Segno. Parliamo di questa serata. Allora, la serata sarà dedicata interamente all'esperienza natalizia attraverso il canto napoletano, ma questo lo dirà meglio il nostro amico Aversano. In realtà tutto nasce sempre dall'esigenza di volere comunicare un'esperienza di amicizia e di grande bellezza, anche nel fatto di dover sostenere e aiutare chi vive una maggiore difficoltà rispetto a noi. Chiaramente noi come associazione lavoriamo a livello interno, siamo a Termini, ci muoviamo su altre sponde, e qualcuno si occupa del lavoro nelle scuole, oltre ad altre opere di caritativa che sviluppiamo. Nello specifico, durante il periodo natalizio si apre proprio una campagna di supporto e sostegno economico, ma anche di persone, e proprio nelle situazioni più a rischio e anche più in difficoltà in giro per il mondo, attraverso l'associazione AVSI, che oltre a sostenere le comunità esterne in giro per il mondo, cioè si occupa di opere, di costruzione di opere sia in Italia che nelle altre nazioni. Nello specifico quest'anno si sostengono 4 opere, spero di non ricordare male, e una in Italia e altre in Siria. In questo momento, nello specifico, guardiamo di più alla Siria, per esempio. E tutto ciò che viene raccolto in questo periodo, grazie al sostegno AVSI, viene devoluto in queste circostanze. Ma in realtà l'esperienza di attenzione ai bisogni del mondo continua tutto l'anno, anche attraverso i momenti di comunicazione, di piacere, che uno spettacolo come quello di stasera ci offrirà. Alessio Baldaggini lavora con l'AVSI. Ci puoi un po' raccontare la tua esperienza sino adesso? Io ho cominciato a lavorare nella Fondazione AVSI 3 anni fa, nel 2014. Ho lavorato in Burundi e attualmente mi trovo in Mozambico, ormai da 2 anni. Lì implementiamo progetti in campo educativo. Per me è molto importante il tema su cui punta questa campagna di raccolta fondi quest'anno, ovvero i rifugiati e i migranti. La Fondazione AVSI ritiene che ci sia un'alternativa alle polemiche che ormai questo tema attrae su di sé, quindi accogliamo tutti o costruiamo le barricate ai nostri confini. Noi rispondiamo con delle azioni concrete, basate sul lavoro. Infatti il motto è al lavoro per cambiare passo. Quindi il lavoro, il nostro lavoro, il lavoro dei volontari qua a Termini Imerese, come in tanti altri posti in Italia, si pone come soluzione concreta a un problema, a un cambiamento epocale che viviamo tutti i giorni qua. E quindi i progetti che fa AVSI cercano di in qualche modo arginare e rimuovere le cause di questo fenomeno, con progetti
sia nei paesi di provenienza di queste persone, con progetti educativi, progetti di formazione professionale, nei paesi dove l'emergenza è più forte, con interventi di tipo sanitario, costruzione di ospedali, lavoro nei campi dei rifugiati, e sia con interventi qui in Italia per cercare di dare dignità, anzi far ritrovare la dignità a queste persone che hanno affrontato un viaggio lunghissimo e che chiedono solo di essere inserite nella nostra realtà. E quindi noi offriamo borse di studio, percorsi formativi per inserire queste persone. Ecco, quindi questo è il lavoro che fa la Fondazione AVSI. Abbiamo aperto questa serata con il grido che Enzo Avitabile ha scritto 7 anni fa a Nostro Signore. A che serve la vita se tutto si fa vecchio, se tutto muore? A che serve tutta questa educazione, lo sforzo di andare in Burundi se tutto muore? Perdonaci se non abbiamo ancora capito niente, ma Nostro Signore risponde, ha sempre risposto. E in questa canzone invece del 1835, che è la prima delle canzoni classiche napoletane, Dio si rivolge all'uomo e gli dice: ma come, ho fatto tanto per te, non te ne accorgi? Mio figlio è morto per lavare i tuoi peccati, un angelo ti segue dovunque tu vada, e tu invece... Ebbene, questa versione sacra di questa famosissima canzone fu scritta dall'autore stesso della canzone, Raffaele Sacco, ma su suggerimento del cardinale Riario Sforza, che la vide così bella e così divenne subito famosa, che gli disse: perché non la cantiamo in chiesa con altre parole? E così Dio fa la dichiarazione d'amore all'uomo cantando il famoso ritornello che tutti conosciamo e che faceva così. Io ti voglio ben assai e tu non pensa a me. Io luce angelo avesse io creato, pomma crudele ingrato, quan sai padre sarà, anna dicetta figlia, ma corria quando vorrai. Mamma ta, la colpa ta facette, ma o sangue mia spannette, ma tu bella va, e poda della nascevo, da vena tu maio io. Mamma mia, tan grifa come chiatta, non è che t'ha fatta, ma non mi può vedere, io t'ha chiamata tanto, si tanto, e tu lo sai,